chiamo Fantone, ma non la conosco, perché mi date tu? Perché l'insegnamento è un bene comune e reciproco. Perciò rassegnati, caro Fantone. Non darò mai del lei ai miei acusmatici. Acusmatici? Non capisco cosa vuole dire. Gli acusmatici, dal greco acusma, erano gli allievi uditori di prima categoria di Pitagora. Tu sei un esemplare acusmatico, caro Fantone. Come ti chiami? Mi chiamo Fantone, ma non la conosco, perché mi date tu? Perché l'insegnamento è un bene comune e reciproco. Perciò rassegnati, caro Fantone. Non darò mai del lei ai miei acusmatici. Acusmatici? Non capisco cosa vuole dire. Gli acusmatici, dal greco acusma, erano gli allievi uditori di prima categoria di Pitagora. Tu sei un esemplare acusmatico, caro Fantone. A posto, prof. Acusmatico mi sta bene. Gli acusmatici della scuola di Pitagora fondata a Crotone erano allievi che venivano scelti dopo un'accuratissima selezione e se ne stavano zittini zittini ad ascoltare il verbo del maestro. Autos epe in greco, ipse dix in latino, cioè egli ha detto. Come vedete, il fascismo non ha inventato nulla. Il Mussolini ha sempre ragione, ha illustri precedenti. Allora, gli acusmatici, dopo l'apprendistato, passavano al grado superiore di matematici, i privilegiati che potevano collaborare con il docente. Conosco, Eraclito. Ti ho visto ieri all'esequie di Ferecide. Che ci facevi tu? Io sono... Tu sei il grande Pitagora. Sono venuto apposta da Crotone. Ero amico di Ferecide. Amico? Beh, cosa hai contro l'amicizia? Hai fatto una smorfia. Molti amici, molti guanti per salvarsi dalla rogna. L'amicizia andrebbe stroncata sul nascere. Da noi a Crotone diciamo che l'amicizia è uguaglianza. Io non ho amici, quindi non ho eguali. Certo, tu sei un grande pensatore. Forse, ma di certo non sono uno di quei, come li chiami tu? Filosofi? Ho creato questa parola perché ero stanco di essere etichettato come un sapiente. Il filosofo è soltanto un vecchio amico della sapienza. Li odio, i vecchi sapienti. Che cosa ti hanno fatto? Me lo chiedi? Nella mia Efeso, gli anziani hanno cacciato Ermodoro, il più giovane e saggio di tutti noi. E gli hanno detto che non volevano avere nessuno migliore di loro. I vecchi fanno schifo, non capiscono che ciò che è differente da loro concorda con le leggi di natura. L'armonia dei contrari è come l'armonia dell'arco e della lira. Giusto. E
Tuttavia i vecchi vanno rispettati, come si rispetta il vecchio Omero. Omero? Dovevano frustarlo quel cantastorie. Gli imperturbabili fiumi e l'uomo e la donna. E quante volte hanno detto che ci avrebbero protetti. Se accanto a noi c'è un Dio che ci ama, parli subito. La collera di Ciloni ci sommergerà onda su onda in un oceano di crimini e menzogne. Conosciamo bene l'uomo e della razza dei potenti, dei politici che sorridono mentre ti affondano la lama nel cuore. Se accanto a noi c'è un Dio che ci ama, parli subito. La casa di Pitagora è minacciata. La nostra casa, la casa di nostro padre, nostro amico, nostro amante, nostro compagno, nostro gioco, nostra sapienza, nostra vita. Rischia di cadere sotto i colpi dei nostri nemici, se non ci proteggete, dei. Se accanto a noi c'è un Dio che ci ama, parli subito. Ti supplichiamo, Apollo, protettore della casa delle muse, fa che la luce di Pitagora abbagli i cilonesi. Il gusto del male nasce dall'abbondanza e Cilone è ricco. Bestia del potere rinasce sempre, come un re dei topi. Toh, quel sacco non c'era prima. Ancora vivi, ma non mi sarei mai immaginato di trovarvi qui, a metà punto. E il maestro dov'è? Posso vederlo? È nel tempietto di Apollo, ma non vuole vedere nessuno, nemmeno me. Si nutre solo di acqua, sono 40 giorni che non mangia. 40 giorni? Ma nessuno può vivere così a lungo. Pitagora non è come noi. È vero. Ma perché? Perché non vuole uscire? Lo sterminio dei suoi discepoli lo ha distrutto. È come pazzo, vuole lasciarsi morire di fame, dice che non può uscire dal tempio, perché i corpi dei suoi sodali assassinati sono sepolti per terra davanti all'entrata. Oh Liside, da quando abbiamo lasciato Crotone, la nostra vita è stata una sorta di odissea. Siamo fuggiti per fermarci a Locri, ma gli anziani della città ci hanno detto: noi ci accontentiamo della nostra filosofia e non vogliamo chi ne sa più di noi. Abbiamo errato fino al porto di Caulon, dove ci siamo imbarcati in un barcone che ha risalito lo Ionio fino a Sibari. Ma ci hanno cacciati anche da lì e finalmente siamo arrivati a Metaponto. Teano. Elliside di Locri. È molto malconcio, poverino. Vuole andarsene dal paese. Dice che ha paura della repressione. Lo capisco. Questa città è una trappola per topi. Ma noi dobbiamo reagire. Tu sei quanto ho di più prezioso al mondo. Per questo ho cambiato idea. Non voglio lasciarti qui. Io vedo morte in ogni pazzo, ma la vedo da vivo. Lasciamolo questo paese. Ricordi quei versi di Sappho? Andiamo via dai vecchi e brutti campi. Io voglio seppellirli tutti quanti. Ti prego, andiamo via. Fuggiamo, maestro. Io voglio vedere con te la morte degli altri. Non voglio morire la nostra vita. Guarda la nostra roba. Non ho il diritto di lasciare passivamente che gli eventi si trovino.
bisogna anticipargli. Non mi arrendo alle mie visioni. Io non sono stato che un taumaturgo. La superbia ha dominato la mia esistenza. Ho ritenuto che gli altri non meritassero la mia attenzione e non contassero nulla. Troppo spesso mi sono lasciato divinizzare dagli uomini, anzi peggio, non sono mai sceso dal piedistallo sul quale mi avevano collocato. Ho lasciato credere a mirabolanti fantasie. Ma non è stata solo colpa mia. Quando dal rumore del martello sull'incudine di un fabbro ho dedotto i principi della musica, ho creduto davvero di essere stato scelto dagli dèi. Ma io ho reinventato la musica, le matematiche, le scienze. E ora, che cosa mi resta? Ho paura, Teano. Ho paura. Io voglio salvarti, ma voglio salvare anche me. Fuggiamo allora! Fuggiamo!